Dunque, la Germania sta registrando dei numeri ultimamente che non sono quelli cui eravamo abituati, quindi si inizia a parlare, non dico di recessione, ma di stagnazione, perlomeno di non crescita. I dati degli ultimi due trimestri rivelano un andamento della crescita della ricchezza inferiore all'1%. Si calcola che per quest'anno sia 0,5 punto percentuale, lievemente di più di quello che è previsto per l'Italia, parlo del 2019. Però i dati, le previsioni per l'anno prossimo e gli anni successivi fanno vedere la curva che risale un po', insomma che le cose migliorano. Questo è molto importante perché la Germania e l'Italia, e il Trentino nella fattispecie, sono legate a doppio filo. Noi siamo tra i primi partner della Germania storicamente, per noi la Germania è il primo partner e non parlo solo di esportazioni, di vendite dirette, ma di quello che è la collaborazione industriale tra i paesi. Spesso noi ci fermiamo ad analizzare dei fenomeni che sono quelli più evidenti, ma dentro i prodotti che nascono nel nostro territorio, in Italia, nel Trentino, ci sono dei componenti che diventano parte di prodotti finali, come nelle automobili tedesche. C'è tanta quantità, tanto lavoro italiano, tanta eccellenza italiana, che magari non si evidenzia nell'automobile finita, ma fanno parte di quello che è la meccanica e l'elettronica. Quindi sono due sistemi molto legati, anche perché abbiamo una relazione tra paesi con le stesse specializzazioni industriali. Se andiamo a vedere per esempio la bilancia commerciale, quello che ci scambiamo con la Germania, beh, sono esattamente gli stessi settori: macchinari, lavorazioni plastiche, lavorazioni metalliche, chimica, farmaceutica. Quindi siamo due paesi molto simili e per questo molto intrecciati. E questo fa sì che qualcosa che capita a uno tocca anche l'altro conseguentemente. Le guerre commerciali, la Brexit, i dazi, se colpiscono la Germania, di rimando colpiscono noi. Un consiglio per un'impresa che vuole entrare in questo mercato? Determinazione, continuità. Non è un mercato semplice. Normalmente si pensa che i mercati difficili siano quelli d'oltremare, quelli più remoti, quelli dove culturalmente lo iato è profondo. Non è sempre così. Anche quello che sembra più semplice a portare in mano può richiedere un impegno notevole. E la Germania lo fa, perché è un mercato molto esigente sotto tanti punti di vista. Non è semplice, ma non è impossibile. Bisogna essere determinati, avere un buon progetto e avere la forza di portarlo avanti.